Qual è invece il secondo errore? Il secondo errore è posizionarsi sul singolo servizio. Ora, il discorso qual è? Posizionarsi su taglio, trattamento, colore, pieghe. Il concetto qual è? 10 anni fa, ma lo potevate fare? Perché 10 anni fa non c'era paradossalmente neanche il bisogno fra un po' di posizionarsi. Aprivi un salone, bene o male, ci vivevi. Il problema qual è? Che ad oggi non è più fattibile posizionarsi sul singolo servizio perché la fiche d'ingresso in concorrenza è diventata troppo facile. Il concetto qual è? Quando ragionate in termini di posizionamento, dovete sempre ragionare nell'ottica di sviluppare un qualcosa che non sia facilmente accessibile a un concorrente. Cioè io se mi posiziono come specialista del colore, quello che rischio è che quando il mio concorrente a fianco vede che specialista del colore tira, allora si mette sulla sua vetrina e si scrive: io specialista molto più bravo di colore. Ed è a posto. Cioè, il problema alla base di tutto, e dopo oggi pomeriggio affrontiamo di più questo discorso, il problema è che la gente parte sempre dal presupposto di farsi un proprio ragionamento egocentrico. Di che cosa mi piacerebbe fare, di che cosa, come mi piacerebbe essere descritto, come mi piacerebbe essere definito. Il problema è che come mi piace essere definito non è la cosa che vi fa riempire il cassetto. Sapete cosa vi fa riempire il cassetto? Il fattore d'acquisto. Perché la gente mi deve dare dei soldi. Allora, se la gente mi deve dare dei soldi perché mi definisco specialista del colore, ce ne sono altri 8.000. E il problema è che se io mi definisco come specialista del colore, quando io ho un cliente davanti alla mia vetrina, davanti a una vetrina di un altro come te che si definisce specialista del colore, la sua domanda è: chi scelgo? Allora, se il fattore d'acquisto, cioè la motivazione per cui deve comprare da me, non gliela do io, il cliente se la sceglie di sua spontanea volontà. Allora, io, domanda per tutti, voi avete il controllo sui fattori d'acquisto personali delle persone? Sì o no? E allora avete controllo sul business se non glielo date voi il motivo per cui deve comprare? No. E allora io come posso gestire l'acquisto del cliente se io in primis non ho il controllo sul suo acquisto? Però sono specialista del colore, però io sono posizionato perché sono specialista del taglio e no. Perché poi il cliente non ha la tua formazione. Cioè, poi c'è da mettersi anche nei panni della signora Pinuccia, che è parente del salone Pinuccia, famoso. Che in realtà non ha la vostra formazione, non ha fatto tutti gli anni di lavoro, di formazione, di esperienza che avete voi, non lo sa riconoscere, ma anche voi vedete che c'è della gente che esce fuori da dei saloni, che ha dei buchi in testa e ha dei colori che sembrano fatti da me, o no? Quindi, discorso qual è? Quando io mi posiziono, devo sempre ragionare nell'ottica di metterci un minimo, tra virgolette, di gap, cioè un minimo di livello di entrata in concorrenza, ed è lì che poi la categoria vi è molto utile, perché poi la categoria è creo il mio mercato e quando creo il mio mercato, detto io direttamente le regole.